eccoci con la seconda e ultima parte del nostro video speciale dedicato alle uscite più importanti di questo 2017. Nella seconda metà dell'anno arriveranno perle come Destiny 2, Kingdom Hearts 3, ma anche capolavori annunciati del calibro di Red Dead Redemption 2 e Mass Effect Andromeda. Allacciate quindi le cinture, si parte! Andromeda non è soltanto il quarto capitolo del franchise di Mass Effect, ma anche l'incipit di una saga totalmente inedita, ambientata nell'immenso universo sci-fi partorito da BioWare. Questa volta saremo chiamati ad esplorare la galassia che dà il titolo al gioco, alla disperata ricerca di una nuova patria per la razza umana. Il team ha ingigantito la possibilità di esplorazione, perfezionato il numero di scelte morali e incrementato le potenzialità delle meccaniche action shooter, senza però sottrarre mordente all'anima GDR, che contraddistingue tutte le incarnazioni della serie. Sebbene la galassia di Andromeda disti circa 2,5 milioni di anni luce dalla Terra, non vediamo l'ora di raggiungerla al più presto. Benché non sia trapelata ancora nessuna informazione ufficiale su Red Dead Redemption 2, secondo capitolo del capolavoro western di Rockstar Games, è bastato solamente un evocativo trailer di appena un minuto per generare un hype spropositato. Non sappiamo se si tratterà di un sequel diretto o di un prequel delle gesta di John Marston, tuttavia, dal breve filmato diffuso in rete, si intuisce chiaramente il ricorso ad un'epica della frontiera più monumentale, più crudele e più malinconica rispetto a quella del primo episodio. Purtroppo, allo stato attuale, la data di uscita ancora non si intravede all'orizzonte. Primo Metal Gear realizzato senza il beneplacito di Hideo Kojima, Survive è uno spin-off della celebre saga che ha dato i natali a Solid Snake. Narrativamente a cavallo tra gli eventi di Ground Zeroes e quelli di The Phantom Pain, il titolo si fonda su una forte componente multiplayer cooperativa, in cui mescolando stealth e azione, come nel quinto capitolo, il giocatore dovrà massacrare orde di famelici zombie. Sarà possibile altresì affrontare la storyline in solitaria, ma il vero fulcro dell'esperienza rimarrà, in ogni caso, la cooperazione tra gli utenti. Per quanto Survive non nasca certo sotto i migliori auspici, solo nel 2017 potremo capire se Metal Gear riuscirà davvero a sopravvivere anche senza Hideo Kojima. Ennesimo esponente della serie di picchiaduro Marvel vs. Capcom, Infinite prosegue sul solco cacciarone e sbargiasso dei precedenti episodi. Un brawler game che riesce ad affiancare un pizzico di profondità ad un gameplay sempre molto immediato e facilmente padroneggiabile. Questa volta la squadra di combattenti in campo potrà essere assemblata con soli due personaggi, ed è stato abolito anche il supporto degli assist character. A far da contraltare a questi alleggerimenti al combat system ci pensa però uno story mode più corposo e spettacolare, affiancato al solito da una pletora di altre modalità di gioco. Marvel vs. Capcom Infinite uscirà in contemporanea su PC, PlayStation 4 e Xbox One in un generico 2017. I fan dell'universo DC si staranno già sgranchiendo le ossa in attesa di poter mettere le mani su Injustice 2, sequel dell'omonimo picchiaduro realizzato dai ragazzi di NetherRealm Studios. Un ottimo comparto tecnico ed un solido combat system si affiancano ad un peculiare sistema di loot, che durante gli scontri offre ai lottatori l'opportunità di ottenere punti esperienza e raccogliere parti di armature grazie ai quali aumentare le proprie abilità. Per comprendere in che misura simili novità possano inficiare sul bilanciamento di Injustice 2, dovremmo però analizzare a fondo la versione finale, la cui uscita è ancora avvolta nel mistero. Attraverso il programma EA Originals, con cui Electronic Arts supporta piccoli studi indipendenti nella realizzazione delle loro opere prime, è venuto alla luce il poetico Unravel, e presto nascerà anche Fe, armonioso adventure game nel quale impersoneremo un cucciolo perduto nella foresta. Un gioco quasi sinestetico, che unisce colori e sonorità in una cornice artistica molto espressiva. La data di uscita non è ancora stata ufficializzata, ma è prevista comunque nel corso del 2017. Dopo Remember Me e Life is Strange, i ragazzi di Dontnod Entertainment hanno meritato la nostra più completa fiducia, ed è per questo che attendiamo il loro nuovo progetto Vampyr con irrefrenabile desiderio, un action RPG ambientato nella Londra del primo Novecento in cui interpreteremo il dottor Jonathan Reed, suo malgrado tramutato in un vampiro. Le scelte che compieremo influenzeranno non soltanto la storyline, ma anche il setting di gioco, che reggirà e muterà forma in base alle nostre azioni. Attualmente non è stata ancora diffusa una data di uscita ufficiale, ma siamo certi che la nostra sete verrà placata su PC, Xbox One e PS4 nel 2017. Piuttosto che dedicarsi allo sviluppo di Lords of the Fallen 2, il team Deck 13 ha preferito creare un action RPG completamente inedito. The Surge sfrutta una cornice futuristica per inscenare un mondo di gioco crudele e spietato, in cui ogni singolo colpo deve essere sferrato con meticolosità e chirurgica precisione. Il sistema di combattimento infatti prevede la facoltà di colpire specifici arti meccanici dei nemici, in modo tale da amputarli e poterli riutilizzare a nostro piacimento. Il loot di The Surge, in sostanza, garantisce una notevole dose di varietà, con la quale superare indenni tutte le insidie di un avanzamento difficile ed impietoso, proprio come quello di ogni Souls-like che si rispetti. I nostri esoscheletri si apprestano ad essere potenziati nel 2017 su PC, Xbox One e PlayStation 4. Il sequel di Lords of the Fallen non nasce sotto una buona stella.
Alla realizzazione del secondo capitolo non parteciperà infatti né il team Deck 13, che ha curato il primo episodio, né il produttore esecutivo Thomas Gopp. Lords of the Fallen 2 insomma ha perso i suoi creatori ed è affidato interamente nelle mani di CI Games, che in questo seguito ufficiale intende approfondire la storia del predecessore ed alleggerire il grado di sfida per renderlo più accessibile ai neofiti. Con la paura che l'anima del brand venga un po' snaturata da simili decisioni, rimaniamo in attesa di scoprire nuove informazioni sul gameplay e sulla data di uscita, prevista per il prossimo anno su console e PC. Lo shooter in prima persona di Arkane Studios promette faville. Prey è un dungeon game nello spazio, che garantisce un'incredibile libertà di approccio alle missioni, nonché una storyline misteriosa e criptica. Mescolando azione, stealth e tatticismo, la nuova IP di Bethesda inscena un universo metà tra l'horror e lo sci-fi, un setting quasi pesante che reagisce coerentemente alle sollecitazioni del giocatore e si adatta al suo modo di agire. Spetterà a noi quindi scoprire i punti deboli degli alieni che ci daranno la caccia, imparando ad utilizzare i loro poteri a nostro vantaggio, per trasformarci da semplici prede in spietati predatori. Fino ad ora intorno al secondo capitolo di Destiny aleggiano solo evanescenti rumor. Non ci resta quindi che avanzare qualche piccola speculazione sulle caratteristiche che potrebbero essere introdotte per perfezionare la struttura ludica dell'MMO sci-fi targato Bungie. Ad una narrativa più preminente dovrebbe affiancarsi allora altresì una maggiore ariosità nell'esplorazione dei pianeti. Il team di Carious Vision ha annunciato una collaborazione con Bungie per la realizzazione di questo sequel. Alcuni voci di corridoio prevedono inoltre che la release di Destiny 2 arriverà entro la fine del 2017, presumibilmente anche su personal computer. A 10 anni dall'uscita del secondo capitolo, è probabile che Kingdom Hearts 3 sia in procinto di vedere la luce proprio nel 2017. Con le attenzioni di Nomura interamente concentrate sullo sviluppo a pieno regime e con una fase di post-produzione che sembra ormai imminente, tutti i fan della fiaba videoludica firmata Square Enix possono quindi tirare un sospiro di sollievo. Non manca molto infatti prima che Sora, Paperino, Pippo e Re Topolino esplorino nuovi magici reami Disney per porre fine, una volta per tutte, alla saga The Darkseeker. La trilogia dedicata allo Strigo ha innalzato CD Projekt nell'Olimpo dei team più rispettati ed amati. È per questo che tutto il mondo attende con ansia e curiosità l'arrivo di Cyberpunk 2077. Annunciata nel 2013, la trasposizione videoludica dell'omonimo gioco di ruolo cartaceo promette di dettare inediti standard qualitativi sul fronte dei GDR occidentali. Ora che la saga di The Witcher è giunta al termine, tutte le forze dello studio polacco sono convogliate nella produzione di questo nuovo progetto. Non è affatto certo che l'opera sia pronta per il 2017, ma se così fosse, tra Cyberpunk 2077 e Blade Runner 2049, la prossima si preannuncia un'annata davvero straordinaria per tutti gli amanti della fantascienza.